per i consumatori italiani, ma anche per i produttori di olio che puntano sulla qualità, da oggi c'è un'ulteriore garanzia. Il 19 dicembre del 2012 è stata finalmente approvata la legge anticontraffazione, una battaglia vinta da Unaprol. Ne parliamo ancora con Massimo Gargano, presidente di Unaprol. Cosa cambierà, presidente, con questa nuova legge? Per consumatori, produttori, per i protagonisti seri della filiera, più giustizia, più legalità, più verità. Verità in quanto ci saranno tutta una serie di meccanismi molto più consapevoli nei gesti di acquisto dei consumatori, più giustizia perché un produttore potrà avere un reddito più giusto rispetto a quelli che sono i contraffattori del settore, che verranno duramente puniti, più legalità perché c'è una parte intera della filiera che continua e vuol continuare a mestare nel grigio, e questo a danno non dei produttori e dei consumatori, ma a danno di un'economia più vasta, qual è quella che l'olivicoltura italiana, quella dell'eccellenza del Made in Italy agroalimentare italiano, rappresenta per questo paese, se vuol tornare a crescere, sviluppare, a fare occupazione, ma con quelle che sono le leve forti, che sono i valori del suo territorio, i valori della sua identità, dei suoi prodotti. E in questo nuovo quadro legislativo l'etichetta come cambierà? L'etichetta intanto non sarà più nascosta, intanto avrà dei colori che ne consentiranno la lettura, sarà più grande, più leggibile, sarà davanti alla bottiglia, e quindi questo consentirà una consapevolezza nei gesti di acquisto che oggi non è possibile. Quindi basteranno gli occhiali, non la lente di ingrandimento. Basterà stare attenti a quella che è una legge di grandissima civiltà e di economia di cui questo paese si è dotato e che la mette in prima fila in Europa proprio nel rapporto con i consumatori e sulle scelte di un agroalimentare vincente. Grazie Presidente. Quanti controlli vengono effettuati prima che la bottiglia dell'olio arrivi sullo scaffale del supermercato? Lo chiediamo ad Amedeo De Franceschi, vicequestore del Corpo Forestale dello Stato. Bene, la questione dei controlli mi lasci premettere che è molto importante anche da un aspetto qualitativo, il tipo di controllo e le modalità con cui viene effettuato. I controlli possono essere di vario tipo, perché nella filiera possiamo avere chiaramente l'olivicoltore, anche l'olivicoltore, insomma partiamo dall'origine della materia prima, il produttore, il frantoiano, e poi anche, come in un contesto globalizzato, abbiamo i controlli alla trasformazione, al confezionamento e quindi anche al commercio, alla vendita al dettaglio. I controlli vengono indirizzati dove c'è la crisi, dove c'è la criticità della filiera, e possono, il quantitativo di un corpo forestale dello Stato, i controlli che fa, si aggira sul migliaio, 2000 controlli. E con quali modalità li effettuati questi controlli? Le modalità sono tese sempre alla verifica della corretta documentazione, la cosiddetta tracciabilità dell'olio. Fate anche analisi chimiche e biologiche? Assolutamente, le analisi tendono a verificare, a confermare i sospetti eventuali che saltano fuori dal riscontro cartaceo documentale. Quali sono le irregolarità più diffuse che registrate? È il segno dei tempi, nel senso le irregolarità sono sull'origine, soprattutto perché il Made in Italy, l'olio italiano, è rinomato e conosciuto in tutto il mondo, è venduto in tutto il mondo, e sulla qualità, anche lì sulla questione dell'extravergine si gioca la partita del falso olio. Lei che tasta il polso della situazione giorno per giorno con tutti i suoi uomini e la struttura del Corpo Forestale e non solo, può dichiarare che l'olio extravergine d'oliva italiano è un ottimo prodotto, oppure ci sono perplessità? Non ci sono perplessità nel momento in cui abbiamo a che fare con aziende serie, sane, e possiamo dire dal nostro punto di osservazione, l'olio extravergine oliva italiano, essendo proprio un percorso culturale che fa il processo produttivo, un percorso legato alle nostre tradizioni, ma poi un territorio collinare, irto, difficile, quindi non può assolutamente esservi un prodotto standardizzato, industriale, come
magari in altre zone, paesi. In altri paesi c'è. Quindi diciamo che possiamo dire con contezza e anche con cognizione di causa che l'olio extravergine di oliva italiano è il top, diciamo, da questo punto di Grazie, vista. Grazie vicequestore. Abbiamo terminato il viaggio nel mondo dell'olio. Vi abbiamo dato, spero, degli elementi in più per riconoscere al momento dell'acquisto un olio extravergine di qualità. Ricordate che un olio di qualità non può mai costare meno di 6-7 euro e deve avere in etichetta tutte, dico tutte, le indicazioni più importanti. Le aziende serie vogliono farsi riconoscere e rintracciare e quindi il consumatore ne deve essere consapevole. E quindi spetta solo a noi conoscere un po' meglio quello che andiamo a mettere nel carrello della spesa. Una spesa di qualità significa una migliore qualità della nostra vita.